Prese e di misteri, di guardie e di ladri, di faccendieri, di imprenditori e di politici e di mafiosi. Questa è la storia della capitale morale ed economica d'Italia, vista attraverso la storia della sua malavita. Questa è la storia della metà oscura di Milano. La nostra storia inizia di giovedì, giorno lavorativo. Giovedì 27 febbraio 1958. Sono già le 9 e Milano è già sveglia da un pezzo, già corre, già al lavoro. Per le strade si muovono 686 tram, 211 autobus e 194 filobus, oltre ai mezzi privati, le biciclette, le moto, i camion, le auto, i furgoncini. Ce n'è uno che è partito dalla sede centrale della Banca Popolare di Via Meda e sta passando tutte le 30 filiali della banca a Milano, una dopo l'altra, a ritirare i soldi. Alle 9 di quel giovedì sta andando verso l'agenzia di Via Rubens, che è un po' fuori, quasi in fiera, quasi in periferia. Ha appena svoltato dall'angolo di Piazzale Brescia e ha imboccato Via Osoppo, che è una strada grande a due corsie, separate da uno spartitraffico erboso. Dentro il furgoncino ci sono tre uomini, l'autista, un funzionario della banca e un poliziotto. Sono tutti e tre armati, il poliziotto anche col mitra. È tutto tranquillo, come sempre. È Milano, è giovedì, un giorno lavorativo, e sono le 9 di mattina. Ma quando arrivano all'altezza di via Caccialepori, da dietro arriva una Fiat 1400 che scarta sulla strada, monta sul marciapiede e va a sbattere contro il muro di un palazzo. È un errore. Non è un diversivo né un piano congegnato, l'autista si è soltanto sbagliato a frenare, ma non importa. All'improvviso un camioncino, un leoncino, parte, si stacca dal bordo della strada e va a sbattere contro il furgoncino della banca, bloccandolo. Da un 1004, da un leoncino, da un altro furgone, da un'altra macchina, escono alcuni uomini in tuta blu, col volto coperto da un passamontagna. Sono in sette e velocissimi si avvicinano al furgone della banca. Uno di questi ha in mano un martello e con quello colpisce il vetro laterale del furgone. Trascinano fuori l'agente di polizia e afferrano tutti i soldi che si trovano dentro il furgone. Intanto gli altri puntano le armi sui funzionari di banca e sui passanti, che si sono bloccati, sorpresi da quello che sta succedendo, dalla velocità con cui sta succedendo. C'è anche una signora anziana che si è avvicinata, credendo che si tratti di un incidente, ma poi vede che non è un incidente, è una rapina. E allora comincia a colpire uno degli uomini in tuta con la borsetta, gridando: «Perché fate queste cose? Andate a lavorare!» E c'è anche un uomo, all'ottavo piano di un palazzone di via Osoppo, che comincia a tirare bottiglie sugli uomini in tuta. Uno di questi punta il mitra sui palazzi, ma non spara, nessuno spara un colpo, fa solo ta-ta-ta con la bocca. Poi gli uomini in tuta montano sulla macchina e sul furgoncino che li aspettava e scappano. Tre minuti, è durato in tutto tre minuti. Non era mai successo prima, non si era mai vista una cosa del genere a Milano. Sembra un film, sembra La rapina del secolo con Tony Curtis e Sal Mineo. Arriva la polizia che si fa largo tra la folla. Arriva il dottor Zamparelli, che dirige la squadra mobile, e comincia a interrogare i testimoni. Tra la gente ci sono due facce che gli sembra di conoscere. E infatti li conosce, sono due pregiudicati. Arnaldo Gesmundo, detto Jesse il bandito, e Luciano De Maria. Si avvicinano al dottor Zamparelli e gli dicono: «Non crederà mica che siamo stati noi, non saremmo ancora qui». Salvo! Dopo... E invece sono stati loro, Gesmundo e De Maria, che sono ritornati sul luogo della rapina in tram per costruirsi un alibi. Così come un altro bandito è andato dal dentista e un altro ancora a decine di persone pronte a giurare che in quel momento si trovava in un bar. Perché sono dei professionisti e formano una banda. Una banda specializzata nelle dure o nelle rape, come allora si chiamavano le rapine nel gergo della malavita milanese. Sono quelli delle tute blu. Il cervello della banda si chiama Enrico Cesaroni.
ha una drogheria in Porta Ticinese e la polizia lo conosce, anche se non è mai riuscita ad incastrarlo. Il suo braccio destro si chiama Ugo Ciappina. Ciappina è un pregiudicato, già sospettato di una serie di dure, di rapine, con un'altra banda, la Banda Dovunque. È un ex partigiano che durante la guerra è stato arrestato dalle SS e torturato per 40 giorni a San Vittore, come nella canzone di Giorgio Strehler, Mamì, che parla di uno che passa 40 dì e 40 notti a San Vittore, viene pestato, ma non parla. Nella banda delle Tutti Blu c'è anche Eros Castiglioni. Castiglioni fa lo sparring partner per i pugili professionisti delle palestre di periferia. E poi c'è Arnaldo Bolognini, partigiano, incensurato. E Ferdinando Russo, il palo, detonando il terrone perché viene da Bari. Sono loro, quelli delle tute blu. Senza sparare un colpo, senza ferire nessuno, solo spaccando un vetro con un martello, hanno rapinato 114 milioni in contanti e più di mezzo miliardo in assegni. Sono un sacco di soldi. Siamo alla fine degli anni 50, un paio di scarpe costava 5.000 lire. È un colpo che finisce subito sulle prime pagine dei giornali, fino dalle edizioni straordinarie del pomeriggio. Alla fine li prendono, poco più di un mese dopo. Il dottor Zamparelli sospetta di Cesaroni, è convinto che sia lui l'uomo in grado di architettare un piano del genere. Lo fa arrestare per guida senza patente e lo tiene a San Vittore per 7 giorni, ma Cesaroni non parla. Poi c'è un colpo di fortuna. Uno stracciaio che sta battendo il greto del fiume Olona in cerca di rifiuti da riciclare trova un pacco. Dentro ci sono 6 tute blu e una pistola, la pistola dell'agente che stava sul furgoncino della banca. Lo stracciaio consegna tutto alla polizia che fa un'indagine sulle tute. Scopre che sono state rubate a una ditta di Castel San Giovanni in Emilia. Scopre i ladri che le hanno rubate e si fa dire che le hanno vendute, Luciano De Maria. Intanto arriva una soffiata su dove sono nascoste le armi. E poi ci sono De Maria, Gesmundo e Bolognini che stanno facendo il giro dei night spendendo un sacco di soldi. La polizia perquisisce le case della banda e trova i soldi, nascosti sotto lo zerbino davanti alla porta, sotto un lavandino, dentro un armadio. Finiscono dentro tutti. Enrico Cesaroni è scappato in Venezuela, ma viene arrestato anche lui. Processo e condanna per tutti, dai 17 ai 20 anni. Milano ha sempre avuto questa caratteristica rispetto ad altre città, quella di essere una specie di università del crimine, così la ritengono sia i criminali sia le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine dicono che siccome a Milano non è una città dove c'è solo la mafia, ma ci sono tutte le organizzazioni criminali, dove si uccide per gelosia, ma si uccide anche per business malavitoso, uno che impara a fare l'omicidio a Milano, a fare l'anticrimine a Milano, impara a fare l'anticrimine nel posto migliore d'Italia. E lo stesso i criminali dicono, essendo questo un posto dove si intrecciano tutte le varie comunità criminali, dal gangsterismo normale, dal ragazzo che vuole diventare il padrone del suo quartiere, a Cosa Nostra, che era soprattutto negli anni 80 e anni 90 al vertice della criminalità nazionale e forse anche internazionale, allora Milano fornisce un grande banco di prova per uno che nel crimine vuole diventare qualcuno. A Milano, allora, c'era ancora la nebbia, quella dei romanzi di Giorgio Scerbanenko, degli aneddoti e delle barzellette, quella che arriva la mattina presto, bianca e densa come un mare di panna e non fa vedere più niente, neanche la facciata del Duomo, neanche chi ti sta parlando davanti. Qui, in questa Milano che si alza presto la mattina e ha subito fretta di muoversi, il dopoguerra è già finito da un pezzo, prima ancora che nel resto d'Italia, ed è cominciato il boom economico. Si costruisce dappertutto, casermoni nelle periferie, grattacieli, che convivono ancora con le vecchie case a ringhiera, con gli ingressi degli appartamenti sui ballatoi di ogni piano, che si aprono su un grande cortile interno.
La gente sfila davanti ai primi banconi dei supermercati e fa la coda in autostrada per i primi fine settimana al mare. I valori diventano quelli del consumismo. La gente, soprattutto qui, soprattutto a Milano, crede nel potere d'acquisto, nella grana. C'è benessere, ma non per tutti. È in questo periodo che nascono le periferie, che subito si riempiono di immigrati che fanno fatica ad integrarsi e anche arrivare alla fine del mese. I soldi ci sono, girano, e sembra che basti allungare una mano per prenderli, a volte anche con la forza. Nella Milano dei primi anni 60 agiscono le bande. La banda dovunque, perché sembra davvero che colpisca dovunque, la banda del lunedì, che colpisce soprattutto in quel giorno, la banda Lutring, di Luciano Lutring. Una volta, per esempio, mi è capitato di andare in un posto, fare un lavoro, era già passata un'altra banda. Il cassiere lì tutto sprovveduto mi fa, ancora qua. Come ancora qua? Arriviamo adesso. Su, sai, bloccato tutto. Appena andata via la polizia siamo stati rapinati stamattina. Poi era la banda del lunedì, quella lì che loro arrivavano giù il lunedì. Perché il lunedì c'erano i commercianti andavano a versare i soldi in banca. I cinema versavano i soldi in banca. Portavano i soldi in banca, il lunedì c'era più lavoro, sai. Allora loro passavano verso mezzogiorno, facevano la rapina. Noi passando più tardi restavamo, il cassiere fa ancora qui, cosa vuoi fare? Mi ha detto che sono appena stati rapinati, che vuoi portargli via la moneta? Sì o no? Passeremo un'altra volta, l'abbiamo salutato e siamo usciti a mani vuote. Negli anni 60 Luciano Lutring ha 20 anni. Sua madre vorrebbe che studiasse musica, che studiasse violino, ma lui è sempre stato un giovane inquieto. Gli piacciono le belle donne, la bella vita. Preferisce ascoltare i racconti della gente di malavita che frequenta il bar che la sua famiglia ha in via Novara. Ho cominciato a frequentare un po' la malavita, che tra l'altro l'avevo in casa la malavita, perché i miei genitori avevano un bar qui a Milano, in via Novara, avevano un bar, Latteria, che lo chiamavano all'epoca il Crimen Bar, perché era frequentato dagli ex dopo partigiani del guerra, dopo guerra, sai, tutti i ragazzi, sai, che io vedevo come star, sai, tutti, sai. E io invece, mia madre, quella quando ero un po' più giovane, mi faceva sempre suonare sto violino, ero condizionato. Allora avevo trovato uno di questi ragazzi, ma aveva venduto, meglio, una pistola Smith Wesson della polizia canadese, ma senza pallottole, perché le pallottole non si trovavano, pallottole grosse, fuori calibro, fuori misura. E un giorno mia zia Vittoria, perché mi aveva dato la mancia, qualche cosa, mi ha detto, vammi a pagare la luce in posta. E in effetti vado a pagare la luce, sai, parcheggiato la macchina e entro in posta, all'ufficio postale, il cassiere l'è tutto infaccendato a scartabellare le sue carte, fare i conti, i conteggi, sai, non mi prestava attenzione, un minuto, due minuti, tre minuti, mi sono un po' innervosito, ci ho dato una manata sul banco, ci ho detto allora si muove o no, sai, perché io c'ho premura, e in quello, spostando la giacca, è apparsa quella grossa pistola, sai, il grosso calibro. Questo qui ha sbarrato gli occhi, ma fa, sì, 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 sì. Come sì, 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 sì. Si gira, mi mette lì sul banco i fogli di grosso taglio, di 1.000, 5.000, 10.000 lire, che all'epoca c'erano i fogli che sembravano delle lenzuola grossi, sì. Mi ha messo lì 2 milioni, sai, 2 milioni e mezzo, adesso mi ricordo più esattamente. E mi ha messo, lasciato lì questi soldi e ci ho detto cosa vuole, cosa fa, prenda tutto quello che ho tutto quello che ho, prenda. E io ero lì sbigottito, perché non sapevo, non riuscivo a afferrare il concetto, sai, alla fin fine ho preso tutto e ne sono uscito. Nel gergo della ligera, la malavita milanese, i derubati si chiamano i dannati. I dannati sono tutti clienti e funzionari di banca rapinati durante le diure, le rapine in banca. Allora non c'erano tanti sistemi di sicurezza, non c'erano le bussole con il metal detector e non c'erano neanche i vetri blindati. Si entrava in banca con le armi nascoste sotto il soprabito, si tirava fuori il mitra, si saltava oltre il bancone e si arraffava tutto quello che c'era. Un giorno Luciano Lutring entra in una banca con un mitra nascosto dentro la custodia di un violino. Uno dei cassieri lo scambia per un musicista ambulante e gli dice di andare via. E allora lui apre la custodia e tira fuori un mitra, come nei film su Al Capone. La cronaca nera, allora, ha un grande spazio sui giornali e le rapine suscitano sempre un certo clamore. Un particolare come quello è perfetto per un titolo di cronaca nera
E Franco Di Bella, allora soltanto capo cronista del Corriere della Sera, non se lo lascia scappare. Luciano Lutring diventa il solista del Mitra. È un personaggio da romanzo, Luciano Lutring. La sua vita sembra uscita dalle copertine dei gialli di allora, quelle con i gangster e le bionde platinate inguainate in vestiti attillatissimi. La sua donna si chiama Yvonne, è una straniera ed è molto bella, molto appariscente. L'ha conosciuta come dannata, come vittima di un furto. Appena arrivata in Italia, lui e i suoi amici le hanno rubato le valigie. Poi lui ha fatto finta di ritrovargliele per poterla conoscere. Yvonne non sapeva che io al Carminati, al Biffi qui, che all'epoca c'era il Biffi, c'era la tradizione milanese di mangiare la fettina di panettone con la coppa di spumantino. Poi dopo, intanto che ci incamminavamo sotto le gallerie, a braccetto, è capitato che ho incontrato la pellicceria, c'era una pellicceria con un manichino, un ermellino bianco, tutto appariscente su un manichino, che è una donna con i capelli. Yvonne, che era manchen, ha detto: che sogno, che bello, che meraviglia. Io cosa dovevo dirgli? La vigilia di Natale ci ho detto: tesoro, vai a casa, che siccome conosco il padrone, casomai se riesco a trovarlo, perché frequento qui un bar vicino, se riesco a trovarlo me la faccio dare, poi lunedì ci lascerò un acconto e lunedì, dopo le feste natalizie, ci porterò il resto, sai? E io invece pensavo già tutto il resto da portarla via. E lei ha preso il taxi, io ho rubato una Giulietta, ho preso la mia macchina, l'ho appartata in un punto tranquillo, ho rubato una Giulietta, la 1003 Giuliette dell'epoca, e mi sono presentato lì in Piazza Duomo e ho aspettato. La gente non andava a dormire, era sempre lì: buonanotte, buon Natale, ci vediamo domani, saluti. E poi in un momento di tranquillità, boom, ho sfondato la vetrina e questa pelliccia era tutta puntata con gli aghetti, con gli aghi, sai, per dargli le sue giuste pieghe, era tutta puntellata lì con gli aghetti, e per non rovinarla, per far presto a, non potendo spogliare il manichino, ci ho dato una calcagnata lì, ho caricato in macchina anche il manichino. La banda Lutring non spara mai, fanno ancora le rapine così, con le armi in pugno, ma non sparano, non feriscono e non uccidono nessuno. Sono colpi audaci che fanno scalpore. Come quando nel 64 rubano tutti i gioielli delle ragazze che devono sfilare per Miss Italia a Salso Maggiore. Quando l'aria si fa troppo calda, a Milano, se ne vanno in Francia. In Francia, Lutring mette su una banda a Marsiglia, con un ex soldato della Legione Straniera e un tunisino. Mettono su anche un bar come base per le loro operazioni. Poi arriva un emissario del clan dei marsigliesi, che controlla la città e gli dice che è meglio che se ne vadano. Fanno troppo scalpore con le loro rapine e Marsiglia deve rimanere una città tranquilla. Lutring e i suoi si spostano e vanno a Parigi. In Francia sono stato tre anni e mezzo di latitanza. Purtroppo la latitanza costava tanto, perché per nascondersi bisogna, sai, ungere le ruote. Allora, dovendo ungere le ruote, dovevo continuamente, sai, mangiavano tutti con me, sai. La banda Lutring non spara mai. Per le rapine hanno metodi ingegnosi, metodi da film. In una riscaldano un vetro blindato con una fiamma ossidrica. Poi, con una peretta da clistere per cavalli, ci spruzzano sopra dell'acqua ghiacciata e il vetro si rompe. La stampa li chiama subito la banda del clistere. Non spara mai Luciano Lutring, il solista del Mitra. Ma è un rapinatore, non è un violinista. E quando porti le armi, prima o poi, ti può capitare di usarle. Succede a Pigalle, il 1 settembre 1965. Un colpo va male. E per sfuggire alla gendarmeria francese, Lutring e i suoi si mettono a sparare. Un poliziotto resta ferito gravemente. Spara anche la gendarmeria francese e Lutring viene colpito alla schiena. Resta tra la vita e la morte per un po' di tempo. Poi si salva e finisce in galera, condannato a 20 anni. Ne fa 10 e viene stradato in Italia, dove gliene aspettano altri 22. Resta dentro fino al 1977, quando il presidente Giovanni Leone gli concede la grazia, perché nel frattempo Luciano Lutring è cambiato. Non è più il solista del Mitra, ma un pittore e un musicista e un padre di famiglia, e con il crimine, con la ligera, con la mala, non ha più niente a che fare.
La banda Lutrin non spara mai. La banda delle tute blu rapina un furgone blindato con un semplice colpo di martello. Ma non è sempre così. La banda Cavallero, per esempio, spara. Era già successo nel gennaio del 1967 a Cirié, in Piemonte. Durante l'assalto ad una banca avevano sparato e avevano ucciso il medico condotto del paese, il dottor Giuseppe Gagliottino. La banda Cavallero è formata da Pietro Cavallero, un ex operaio del quartiere Barriera di Torino, un intellettuale, il capo. Poi ci sono Sante Notar Nicola, di Castellaneta, in provincia di Taranto, il suo braccio destro. Adriano Rovoletto, ex cantante nelle Balere, l'autista della banda. E Donato Lopez, che è ancora minorenne. Vengono da Torino, sono giovani e sono arrabbiati, parlano di comunismo e di rivoluzione. Subito dopo la guerra hanno visto alcuni arricchirsi moltissimo e altri restare poveri. E allora dicono: andiamo a prendere alla fonte ciò che la società del benessere non distribuisce. Si spostano su Milano e inventano la tripletta, tre rapine nello stesso giorno. Così la polizia è costretta a correre da una parte all'altra della città. Sono altri tempi. La polizia si sposta sulle camionette, le jeep della Volante o sulle Giuliette 1100 e non ci sono i cellulari. Il numero per chiamare la polizia è il 777 e c'è una canzone della Mala, Porta Romana, che dice 777 fanno 21, arriva la Volante e non c'è nessuno. Tre banche in 40 minuti, per un totale una volta di 38 milioni, un sacco di soldi per allora. E quando colpiscono fanno finta di parlare francese per dare la colpa al clan dei marsigliesi. A Milano e dintorni, in 5 anni, la banda Cavallero fa 17 rapine. Non li prendono perché non fanno vita di malavita. Colpiscono, rapinano, scappano e poi tornano in famiglia, dalle rispettive mogli e conviventi. Fino alla rapina al Banco di Napoli. È il 25 settembre 1967 ed è un lunedì, giorno lavorativo. Sono le 15.30 e Adriano Rovoletto sta aspettando dentro una 1100 che ha rubato in un parcheggio vicino. Aspetta gli altri, che sono dentro l'agenzia del Banco di Napoli di Largo Zandonai, vicino alla fiera. È la seconda banca quel giorno e sta andando tutto bene. Armi in pugno, salto dietro al bancone e fuori soldi. Ma qualcuno, un negoziante, ha notato qualcosa di strano e ha chiamato la polizia. Inizia un inseguimento, con la polizia che spara e i banditi che rispondono sparando dalle macchine. Vedo una 1100 scura che va sulle rotaie del tram. Tutto un tratto vedo la 2006 Alfa e un'altra Giulia dietro. La 2006 la polizia. La polizia, sì. Ad un tratto i banditi si lateralmente tirano fuori due pistole e sparano all'impazzata. E ho visto appunto in un certo momento tutto il mitra fuori della macchina che sparava, allora mi sono abbassato e ho fatto tempo di sguaiarmela. E poi mi è sorpassata prima la macchina dei ladri, non so di chi sia, poi della polizia. Ma prima che arrivasse la polizia è arrivato questo colpo qui. I banditi davanti e le auto della polizia dietro, come nei film. Da Largo Zandonai a Viale Pisa, da lì a Piazza 6 Febbraio e poi a Piazza Firenze, fino all'Arco della Pace e poi su, fino a Piazza Gramsci. Sempre sparando per tutta la città, tra le auto che si bloccano all'improvviso e i passanti che scappano da tutte le parti. Sembra un inseguimento di quelli che si vedono nei film, ma i proiettili che fischiano, quelli, sono veri. Guardi, mi trovavo dentro quel caffè là. Ho sentito questa sparatoria e sono corso fuori subito. Le macchine stavano passando, ma non le ho intraviste. Ho soccorso il ragazzo lì, ma ho visto che non c'era niente da fare. L'ho assistito finché è arrivato l'auto litiga, ha preso un colpo alla testa. Restano a terra 4 morti e 34 feriti, tra passanti e poliziotti. Un'auto della polizia sperona quella dei banditi, che va a schiantarsi contro un platano. Gli altri riescono a scappare, ma Adriano Rovoletto resta ferito e a momenti viene linciato dalla folla. Gli altri si nascondono, ma la loro latitanza dura poco. Donato Lopez è tornato a casa, dai genitori, ed è lì che la polizia lo va a prendere.
Cavallero e Notar Nicola si sono nascosti in una cascina vicino a Valenza Po. La loro latitanza dura 8 giorni. Ci siamo fermati con la macchina nelle vicinanze del passaggio Livello e mentre i militari aspettavano vicino alla macchina io sono andato vicino al casello ferroviario, visto che era abbandonato, e dall'erba calpestata davanti alla porta del casello stesso ho pensato che ci fosse la gente nell'interno e naturalmente i banditi. In 8 mesi il processo alla banda Cavallero viene istruito e concluso. È un processo che assume subito risvolti politici, con Cavallero che prende posizioni anarchiche e parla di lotta al capitale. Ma i fatti sono chiari. Ci sono quelle 17 rapine e ci sono quei 4 morti di quel 25 settembre. L'8 luglio 1968, Pietro Cavallero, Sante Notar Nicola e Adriano Rovoletto vengono condannati all'ergastolo. Donato Lopez, che è minorenne, si prende 12 anni e 7 mesi. Al momento della lettura della sentenza, Cavallero e gli altri si alzano in piedi con il pugno chiuso e cantano Figli dell'Officina. Questa cosa per tutta l'Italia diventò il segno che la malavita stava cambiando strategia, che la malavita non era più la figura romantica tipo Luciano Lutring che faceva le rapine senza sparare un colpo, ma diventava una malavita in grado di uccidere e di scaricare violenza a ogni passo. Fino adesso la Milano nera sembra ancora quella dei romanzi di Giorgio Scerbanenko, quella dei milanesi ammazzano al sabato perché gli altri giorni lavorano. Ma Milano è una città che cambia, una città che ha fretta, che anticipa tutto e dove devi esserci per contare qualcosa. Tutte le aziende, tutte le società devono aprire una filiale a Milano, avere almeno una vetrina nella capitale economica d'Italia. Tra le tante aziende che sbarcano a Milano, ce n'è una molto particolare, ma sempre molto attenta a curare bene i suoi affari. C'è la mafia. Via Albricci è una via nel centro di Milano, a poche centinaia di metri dal Duomo. Al numero 7 c'è un palazzo e lì, nel 1958, va a stabilirsi un signore distinto, alto, magro, dai capelli bianchi, assieme ai suoi 2 maggiordomi. Solo che non sono maggiordomi, sono guardie del corpo, perché non è un pensionato quel signore. Si chiama Giuseppe Doto, ma gli amici, soprattutto gli amici degli amici, lo chiamano Joe Adonis. Joe Adonis è uno dei capi della mafia italoamericana, il braccio destro di un boss come Frank Costello. E quando la commissione per il crimine organizzato lo espelle dagli Stati Uniti, Joe Adonis sceglie di venire in Italia e proprio a Milano. Che cosa fa Adonis a Milano? Si diverte, frequenta i nightclub e gli ippodromi, ma soprattutto lavora, come si fa sempre a Milano. Apre una società immobiliare e una serie di supermercati, ma in realtà cura gli interessi di Cosa Nostra nel nord Italia e coordina il traffico di stupefacenti tra gli Stati Uniti e il nord Europa, con l'aiuto dei suoi 2 luogotenenti, i fratelli Alfredo e Pippo Bono. Non c'è soltanto Joe Adonis a Milano in quegli anni, c'è anche Gerlando Alberti, detto Uppaccarè, che ha una casa in via Generale Govone. Ci sono anche quelli del clan dei fidanzati, che a Palermo controllano il quartiere dell'Acqua Santa. Vengono a trovarli anche altri boss, nomi grossi, del calibro di Totuccio Contorno, Tommaso Buscetta e Totò Riina. Parlano, si incontrano, progettano affari. Era una mafia che non... la mafia milanese non dava fastidi. Era impercettibile. Non doveva creare fastidi tra le forze dell'ordine per non richiamare l'attenzione sulle forze delle forze dell'ordine sul problema. I conti si regolavano in altre zone, in altre regioni, si regolavano in Sicilia, ma l'attenzione doveva essere lontana da quella che per loro era la sede dell'investimento economico. Guai a richiamare troppa attenzione sul problema.
gli affari non sarebbero andati a buon fine. La città non se ne accorge. Non è che non facciano niente. Ogni tanto sparano, come nel maggio del 1963, quando cercano di uccidere il boss Angelo La Barbera in viale Regina Giovanna, nella zona di Porta Venezia. Oppure quando ammazzano picciotti che hanno sgarrato a Como, a Varese e a Milano, in piazzale Corvetto. Ma è ancora una presenza discreta. Fino al 16 maggio del 1974, quando succede qualcosa. Qualcosa che ha a che fare con una moda che si era già fermata a Milano, in anticipo sul resto d'Italia, come al solito. Una moda che appartiene alla metà oscura, la moda dei sequestri di persone. Decine e decine di sequestri di persona che misero in ginocchio Milano. Furono gli anni delle grandi rapine, nessuno più andava in un ristorante, nessuno più andava al cinema. Furono gli anni dei bodyguard, gli anni in cui ciascun imprenditore non usciva di casa se non era con due guardie del corpo. Il primo sequestro a scopo di estorsione nel nord Italia avviene proprio a Milano. È un industriale delle scarpe di Vigevano, Pietro Torielli, che viene rapito il 18 dicembre del 1972. Sta tornando a casa quando un'auto si mette di traverso alla sua strada. Due uomini escono, spaccano il vetro del finestrino di destra, tirano fuori Torielli, lo trascinano sulla loro auto e partono. Pietro Torielli viene rilasciato dopo 52 giorni, dietro il pagamento di un riscatto enorme per allora, 1.250.000.000, tutti in banconote da 10.000 lire, stipate in due valigie grandi e quattro più piccole. È soltanto il primo di una lunga serie di sequestri di persona che nel 1977 diventeranno 34, soltanto in un anno e soltanto nel milanese, per un totale di 103 in meno di 10 anni. Almeno 45 miliardi prendono la strada delle banche svizzere. La borghesia milanese ha paura, si arma, manda i figli a studiare all'estero, fa sparire i nomi dagli elenchi telefonici e le targhette dai citofoni. Nascono gli avvocati da sequestro, specializzati nelle trattative. Alcune delle famiglie più ricche assumono come dipendenti persone che poi risulteranno far parte della criminalità organizzata. E in certi casi può sembrare una sorta di assicurazione, di contratto di intoccabilità, che però a volte può essere il primo punto di contatto tra malavita organizzata e imprenditoria milanese. I sequestri di persona fanno paura. Molte delle vittime non tornano a casa, almeno una ventina, secondo le stime della Criminal Poll. Ed è proprio durante le indagini sul sequestro Torielli che succede qualcosa di strano. Le trattative per il pagamento del riscatto si erano svolte attraverso l'utilizzo, diciamo così, la designazione da parte dei sequestrati di un giovanotto che era fidanzato della figlia dei portinai di Villa Torielli. Il giovanotto si chiama Michele Guzzardi, ma c'è qualcosa di strano in lui, qualcosa che non torna. Lui, i suoi fratelli, i suoi amici. I carabinieri fanno un'indagine e scoprono che sono legati ad alcuni mafiosi che stanno a Trezzano sul Naviglio e che a loro volta sono legati niente meno che al boss Gaetano Badalamenti. Vengono messi tutti sotto controllo, pedinati e intercettati. A uno di questi vengono trovate due banconote da 10.000 che fanno parte del riscatto Torielli. L'uomo possiede alcune cascine, tra cui una a Treviglio. È là che il 14 marzo 1974 va il dottor Turone, assieme agli uomini della Guardia di Finanza, che ha avuto il compito di seguire il percorso delle banconote da 10.000 lire. Facciamo due o tre tentativi di ricerca di questo locale sotterraneo e soltanto al terzo tentativo riusciamo a trovarla, ripulendo completamente la stalla dagli escrementi delle mucche. Noi ci eravamo predisposti addirittura a usare dei martelli pneumatici per cercare questo locale sotterraneo, ma non è stato necessario perché una volta rimosso il letame dal pavimento della stalla si è presentata una botola. Questa botola è stata aperta e siamo entrati in questo cunicolo sotterraneo. In fondo al cunicolo sotterraneo
si notava uno sportellino di legno che era chiuso. Al di là dello sportellino di legno si notava un filo di luce. In quello stanzino sotto la concimaia c'è un uomo. È terrorizzato, non vuole parlare, non vuole neanche voltarsi. Sta con la faccia contro il muro e non si gira. Rossi di Montelera, per un certo tratto di tempo, non crede che noi siamo un magistrato con delle forze dell'ordine. Non ci crede e continua a sostenere, restando voltato verso il muro, che è un tranello per vagliare la sua correttezza nei confronti dei sequestratori, che se lui si volta per guardarci noi lo uccidiamo, perché siamo sicuramente anche noi della parte dell'organizzazione che l'ha sequestrato, e per convincere il Rossi che le cose non stavano in questi termini ci è voluto una certa opera di convinzione. A un certo punto lui, per vagliare se fossimo, perché io gli ho fatto vedere il mio tesserino, ricordo, tesserino di magistrato, lui l'ha guardato e l'ha restituito dicendo potrebbe essere falso. E a quel punto io stavo cercando altri argomenti quando lui mi ha fatto una domanda e mi ha chiesto: se lei è un giudice, mi dica che cosa dice cosa dicono gli articoli 304 bis ter e quater del codice di procedura penale. E io, che fra l'altro ero emozionatissimo anch'io in questa situazione, balbettando gli ho recitato i tre articoli del codice di procedura penale, e lui a quel punto si è voltato indietro e finalmente ci siamo guardati in faccia e si è convinto che era libero. Credevano di trovare una stanza vuota, la cella del sequestro Torielli, e invece liberano un altro sequestrato, Luigi Rossi di Montelera, rapito 4 mesi prima. Nella cascina, oltre ad alcuni documenti, vengono trovate 4 bottiglie di vino, 4 bottiglie di champagne del 66, importate da un'enoteca di Viale Umbria. Ci sono anche delle telefonate tra la cascina e l'enoteca. Siamo negli anni 70, i tabulati telefonici non sono quelli di adesso, ma c'è traccia di quelle telefonate perché quelli dell'enoteca si sono lamentati e la SIP ha fatto un controllo. I telefoni dell'enoteca vengono intercettati e si sente qualcuno che parla. Lo chiamano zio Antonio e sembra molto importante. Parla da un appartamento in via Ripamonti numero 166. I carabinieri salgono al 6° piano e trovano un uomo dall'aria distinta, coi capelli lunghi e i baffi. Secondo le carte dovrebbe chiamarsi Antonio Ferruggia, ma il colonnello Visicchio, che comanda la perquisizione, lo riconosce. «Lei è?» gli chiede. «Sì, sono», risponde zio Antonio. Ma zio Antonio non si chiama Antonio Ferruggia. Si chiama Luciano Leggio, detto Liggio, ed è il capo della mafia di Corleone. Non è un nome da poco quello di Luciano Liggio, accusato di decine di omicidi, come quello del sindacalista Placido Rizzotto e del boss mafioso Michele Navarra. A dettare legge a Corleone è lui, e basterebbero i nomi dei suoi 2 luogotenenti a far capire chi è dal punto di vista criminale. Sono quelli di Salvatore Riina, detto Totò, e Bernardo Provenzano. Lucianeddu Liggio ha lasciato Corleone e si è nascosto a Milano, dove ha continuato a curare i suoi affari e anche alcuni dei sequestri che sono avvenuti in Lombardia. Luciano Liggio nel cuore di Milano. È una notizia che comincia a far capire alla città come la mafia sia arrivata anche lì, sotto al Duomo. Negli anni 70 Milano
ebbe, toccò con mano il fenomeno mafioso. Gerlando Alberti, Luciano Liggio, nascevano finanziarie come funghi in quegli anni, su cui si lavorò molto. Molte di queste risultarono legate a cosche mafiose. Ma quello che più colpì la gente negli anni 70 furono alcune bande locali, o quasi locali. Penso a Renato Vallanzasca e alla banda della Comasina. Anche se la mafia resta nascosta, e a parte l'arresto di Luciano Liggio e alcuni sequestri, preferisce condurre i suoi affari all'ombra delle finanziarie e delle immobiliari, ci sono altre bande che sembrano trasformare Milano in una specie di Chicago degli anni 30. Una di queste è la banda della Comasina di Renato Vallanzasca. Renato Vallanzasca viene dalla Ligera, la malavita del Giambellino, un quartiere popolare a sud-ovest di Milano, quello del ceruttigino della canzone di Giorgio Gaber. Vallanzasca inizia la sua carriera negli anni 60. Ha solo 15 anni, ma già possiede tre pistole, una calibro 38, una 7.65 e una vecchia Luger della guerra. Entra ed esce dal Beccaria, il carcere minorile di Milano, e a 17 anni fa la sua prima evasione, ma lo riprendono subito dopo, quando si presenta a scuola per dare gli esami di riparazione a ragioneria. Allora si mette con altri ragazzi e inizia con i furti in appartamento e nelle autorimesse. Nel 69 la sua prima rapina, a un portavalori. All'inizio degli anni 70 ha già la sua banda, la banda della Comasina. Nell'ottobre del 1976 viene fermato ad un posto di blocco dalla polizia per un normale controllo. Ha una patente intestata a Renato Gatti, milanese, ma non è sua. È di uno degli uomini della sua banda e infatti la fotografia non gli assomiglia per niente. L'appuntato Lucchesi fa un controllo via radio, poi gli chiede di scendere dalla macchina e di seguirlo alla centrale. Vallanzasca lo fa, scende, ma poi tira fuori una pistola e spara sull'appuntato. Un colpo solo, è il suo primo omicidio. Renato Vallanzasca era certamente un criminale. Un criminale che tolse la vita a tanta gente, con le sue mani, attraverso la sua organizzazione. Ma era contemporaneamente un uomo intelligente, coraggioso, un leader. Io ebbi il primo contatto con lui nel 1972, se non ricordo male. Lo sospettammo di una rapina, andammo a casa, ma non trovammo assolutamente nulla che potesse provare questa rapina nel supermercato. E allora lui, già allora molto spavaldo, si tolse il Rolex d'oro, sfidò il giovane funzionario che ero io e mettendolo sul tavolo disse: «È tuo se riesci a incastrarmi». Beh, proprio in quel momento una colonna della squadra mobile di Milano di allora, che era il maresciallo Scuri, trovò in cucina dei pezzetti di carta che, raggruppati e messi in ordine, costituivano l'elenco delle buste paga del supermercato di via Monterosa. Questa era la prova provata che lui aveva commesso la rapina. Anche Renato Vallanzasca è un personaggio da romanzo. Lo chiamano il bandito dagli occhi di ghiaccio, il bel René, per il suo aspetto e perché veste sempre alla moda. Frequenta i night e le bische e piace moltissimo alle donne. Ha un tenore di vita altissimo e quando i soldi delle rapine non bastano più passa ai sequestri di persona. Ma i suoi sono sequestri speciali. I sequestrati li tratta benissimo, a volte anche troppo, con champagne, donne e cocaina. Quando li prende gli fa un discorso molto chiaro. Puoi stare da Dio o appeso per i piedi come un prosciutto, scegli tu. Con le donne è gentilissimo. Quando sequestra Emanuela Trapani, figlia del rappresentante di una multinazionale di cosmetici, le regala un albero per Natale e la porta in giro per Milano a fare shopping. Che tipo è Vallanzasca? Beh, tipo... Ma io lo ritengo anche un incosciente, un duro, una persona che non ha paura di nessuno, come dice lui. Poi per me non so se è vero o no, comunque lui sostiene che non ha paura di nessuno.
Renato Valanzasca non è soltanto un personaggio da romanzo. È uno dei protagonisti della mala milanese di allora, che a differenza della banda delle tute blu, spara e uccide spesso e senza nessun problema. Nelle zone di influenza della banda, in piazza Gobetti o a Lambrate, Valanzasca fa mettere dei veri e propri posti di blocco con i suoi uomini, che sono loro a fermare le volanti della polizia e a disarmarli, e a volte anche a portargli via le auto e le divise, e se necessario a sparare. Come a piazza Vetra, nel 76, durante una rapina. Oppure al casello di Dalmine, in provincia di Bergamo, sull'autostrada, il 6 febbraio del 1977. Valanzasca e due dei suoi stanno andando a fare un sopralluogo per un altro sequestro. Hanno fretta. Cominciano a muoversi a zig-zag tra le auto in coda e vengono notati da una pattuglia della polizia. Al casello trova altre tre pattuglie pronte ad aspettarlo. Si avvicina un brigadiere con un mitra in mano. Documenti. Valanzasca estrae la pistola. Il brigadiere spara e Valanzasca lo uccide. Sparano tutti e a terra resta un altro poliziotto e uno della banda. Valanzasca è ferito. Assieme all'altro suo compagno ferma una macchina, fa scendere una donna con un bambino e va a nascondersi in uno dei suoi covi, a Milano, dove viene operato da un medico della mala, come in un film di gangster. Lo prendono poco tempo dopo, a Roma, il giorno di San Valentino. Quel 14 febbraio sono le 5 e mezzo del mattino quando Valanzasca riceve una telefonata. È qualcuno che gli dice di scappare perché le scale sono piene di sbirri. Non fa in tempo. Mi dici perché sei venuto a Roma? Mi piace la città, non mi credi? Sono innamoratissimo di Roma. La ragazza chi è? La ragazza che stava con te? C'era una ragazza. Non me ne ero accorto. Ma Valanzasca è famoso anche per le evasioni. Era già scappato una volta dal carcere di San Vittore, dopo essersi fatto trasferire in una casa di cura per un'epatite che si era procurato mangiando uova marce e facendosi iniezioni di urina. 10 anni dopo l'arresto a Roma, deve essere trasferito dal carcere di Cuneo a quello di Nuoro. Il 18 luglio 1987 viene imbarcato su una nave a Genova, ma fanno l'errore di chiuderlo in una cabina con l'oblò che dà sul ponte. Valanzasca lo apre, si cala sul ponte e si allontana lungo il molo prima che la nave parta. Se la fa a piedi da Genova a Milano, camminando lungo i binari della ferrovia, e a Milano, come ultimo atto di sfida, rilascia un'intervista ad una radio privata, Radio Popolare. Pronto? Pronto. Come si chiama? Valanzasca Renato. Quanti anni ha? 27. La sua banda sta incutendo terrore nella città di Milano. La gente ha paura e dice che siete una banda di drogati. Ma è vero che lei può girare impunemente per Milano? Si sente isolato? No, nonostante quello che si dica, cioè, sento che la gente magari se non mi dice quello che pensa solamente perché ha paura. E solo questo mi dà fastidio. Per il resto, no, diciamo che possiamo andare su parecchi amici. Non resta fuori molto. Ormai è stanco, piegato da 10 anni di carcere duro. Lo arrestano per l'ultima volta il 7 agosto e la sua storia criminale finisce lì.
Non c'è soltanto la banda della Comasina di Renato Vallanzasca, c'è anche la banda di Francis Turatello. Turatello lo avvicino a Vallanzasca, anche se ritengo che sia di uno spessore intellettivo superiore e soprattutto un capo a livello più ampio rispetto all'organizzazione locale come può essere quella della Comasina. È un leader, Turatello è un leader che viene dal contatto con le grandi famiglie criminali. È uno che ha impostato per anni e ha imposto per anni la sua legge. Di Turatello si dice che sia il figlio naturale del boss della mafia italoamericana Frank Coppola, detto Franky Tre Dita. Turatello vive in periferia, nella zona del Parco Lambro, e lo chiamano Ciccio Banana per il ciuffo alla Teddy Boys. Ma non è il caso di prenderlo in giro, e il suo soprannome cambia presto in Faccia d'Angelo. Inizia come pugile, ma non è la carriera per lui, e allora passa ai furti, sotto la guida di un maestro come Otello Onofri, detto Manina d'Oro. Non bastano neanche i furti, allora passa alle rapine. E quando la polizia lo arresta per la prima volta nel 65, gli trova un mitra, quattro pistole e una bomba a mano sul comodino. Intanto mette su un giro di prostituzione che gli frutta 10 milioni a sera. C'è un aneddoto. Una sera una delle sue donne incontra il cliente sbagliato. Ferita e malmenata si rifugia in un bar, ma i clienti e il padrone la mandano via. La sera dopo, Francis Turatello va in quel bar da solo e picchia tutti quelli che incontra, gestori e clienti. Dalla prostituzione poi passa alle bische e ai nightclub. Ci sono molti gangster metropolitani, molti ragazzi di malavita che vorrebbero lavorare con lui. Ce n'è uno, particolarmente in gamba, particolarmente bravo. Si chiama Angelo Epaminonda, detto il Tebano. L'impressione che io ebbi dallo studio delle dichiarazioni di Epaminonda, dai suoi racconti, era di una persona molto intelligente, che si era fatto avanti, diciamo, essenzialmente per meriti ovviamente in quel contesto particolare, che è il mondo criminale, per meriti propri, cioè non era il rappresentante di una organizzazione criminale. Aveva un senso anche delle strategie della sua attività notevole. Angelo Epaminonda è il capo dei cursoti, come vengono chiamati quelli che ruotano attorno a Ucursu, il corso di Catania. È un tipo freddo, Epaminonda, dai nervi d'acciaio. Una notte del gennaio del 79, in una bisca di via Panizza, si trova al tavolo con altri gangster e Alfredo Bono, uno degli uomini di Liggio. Giocano a Chemin de Fer e in una sola sera Epaminonda vince 1.800.000.000. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 1976, Francis Turatello, Angelo Epaminonda e Graziano Mesina, un bandito di origine sarda, rapinano una bisca a Brera, il Beach Club. Si sono fatti aprire da un cliente che hanno minacciato di annegare nel naviglio se non li aiuta. Sono entrati e hanno rapinato tutti, lasciando soltanto alle donne i soldi per il taxi. Poi Francis Turatello lascia nel locale il biglietto da visita di una delle sue bische, dicendo che da lui certe cose non succedono. Un'altra volta ancora, Francis Turatello entra in un'altra bisca di Milano. Lascia sul tappeto verde una bomba a mano e dice banco, come se fosse una puntata. Significa che da quel momento la bisca è sua. Rapine, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, recupero credito per conto dei cambisti, quegli usurai che prestano i soldi a quei clienti che hanno perso tutto ma credono che la fortuna sia ancora dalla loro parte. E se la fortuna non c'è, alla fine sono costretti a onorare il debito ma anche a evitare di farsi picchiare o sparare nelle gambe. Vallanzasca, ma soprattutto Francis Turatello e Angelo Epaminonda sono gangster metropolitani, una razza speciale che cresce e prospera soltanto a Milano. Thank you.
Attenzione alle bische, sono molto importanti. Nella Milano di allora ce ne sono tante, ma quelle di elite sono all'incirca una decina e si nascondono dietro nomi come Circolo Amici della Pittura o Circolo degli Scacchi. Stanno in via Panizza, in corso Sempione o alla stazione centrale. Aprono alle 20 e chiudono alle 8 del mattino e dentro ci si gioca di tutto. Attenzione alle bische, sono molto importanti per la nostra storia. Se vogliamo raccontare la metà oscura di una città, dobbiamo raccontarla tutta e non soltanto la parte nerissima della malavita, dei gangster e dei mafiosi. Nella metà oscura di una città c'è anche una zona grigia. In Italia c'è una legge che permette che i casinò siano soltanto in alcune città e Milano è da sempre la città più ricca d'Italia, è una città che ha una vocazione particolare al divertimento. Adesso questo divertimento si è dirottato nelle discoteche, in club privati aperti sino a tarda notte. Allora, parlo degli anni 70 e degli anni 80, c'erano le bische, cioè l'imprenditore non ha il tempo di andare a Sanremo, di andare a San Vincenzo, di andare a Monte Carlo, a volte ha voglia di chiudere l'azienda, chiudere il negozio oppure mangiare in famiglia e andare subito in una bisca. È qui che la mala vita, quindi la zona nera di Milano e la zona bianca, quella dei soldi, confluiscono per formare la zona grigia e sono gli anni 70. È qui che la malavita entra in contatto con alcuni politici, entra in contatto con alcuni imprenditori e getterà le basi di quello che sarà il grande riciclaggio degli anni 90 e degli anni 80. Già aveva cominciato Cosa Nostra, in silenzio, lentamente, senza che se ne accorgesse nessuno. Società immobiliari, attività commerciali, supermercati. Si possono acquisire direttamente oppure mettersi in società con giovani imprenditori senza scrupoli, fare la loro improvvisa fortuna e intanto riciclare il denaro sporco. Milano è la città della finanza, una finanza che quando vuole sa essere spregiudicata, come dimostrano i casi di Michele Sindona e Roberto Calvi. Lo aveva già capito Cosa Nostra, lo capiscono anche Francis Duratello e Angelo Epaminonda. A Milano i soldi ci sono. E per metterci le mani sopra non sempre serve una pistola. Epaminonda riferì un episodio di un imprenditore che a suo dire faceva, emetteva fatture per operazioni inesistenti e che guadagnava abbastanza bene con questa attività. E allora gli si presentò e gli disse che voleva diventare suo socio. Siccome questo rifiutò, venne ucciso e al funerale fu avvicinato il socio che questo aveva dicendo non vorremmo dover venire anche al tuo di funerale, che ovviamente accettò di diventare socio di questi personaggi. Ma non ci sono soltanto la prostituzione, le bische e i rapimenti ad arricchire i gangster metropolitani, c'è anche la droga. Milano negli anni 70 conosce il boom dello spaccio degli stupefacenti. L'eroina arriva dalla Turchia, viene raffinata in Sicilia e passa attraverso Milano per andare nell'Europa del Nord. Molta, moltissima, si ferma a Milano. In quartieri periferici come Giambellino, Lorenteggio, Quarto Giaro, ci sono strade in cui si spaccia liberamente, all'aperto. In città e nei comuni dell'Interland, i morti di overdose salgono a 150 all'anno. Ma non c'è soltanto l'eroina. C'è anche un'altra droga, più costosa, ma non meno redditizia e devastante, che contribuisce anche a costruire quella zona grigia, ad allargarne i confini e a renderla più intensa nella metà oscura della città di Milano, la cocaina. Era un periodo di transizione, quello dell'inizio degli anni Ottanta, in cui di fronte ancora a una diffusissima attività di spaccio di eroina cominciava ad affacciarsi massicciamente anche lo spaccio di cocaina. Almeno i primi consumatori di cocaina erano soggetti o appartenenti al mondo del crimine o comunque appartenenti a un mondo non criminale ma dove il denaro già ce l'avevano. Il collegamento passava anche attraverso le bische, nel senso che alcuni dei frequentatori delle bische erano anche consumatori di cocaina. Ovviamente questo conferiva alle organizzazioni criminali un notevole potere di ricatto e la possibilità di avvicinare persone anche altolocate. Non era un qualcosa che fosse isolato in determinate fasce sociali impermeabili al resto della società. Si diffondeva e permetteva di entrare in contatto, in collegamento, per esempio, col mondo dell'imprenditoria, dell'economia, qualche volta della politica. Milano è una città ricca, la più ricca d'Italia. I soldi che girano sono tanti e la torta da spartirsi è grande, ma come succede sempre in questi casi, non basta mai.
Vallanzasca, Turatello e Paminonda cominciano a farsi la guerra. È una guerra che si combatte per le strade di Milano. Tu hai i rapporti con Francis Turatello? Massimino! Non sono dei migliori. È guerra tra Vallanzasca e Turatello. Come quando Vallanzasca fa irruzione in una delle bische di Faccia d'Angelo e scrive sul muro: Francis, comprati il paltò di legno. E il paltò di legno, è facile capirlo, è la bara. Ma soprattutto è guerra tra Turatello ed Epaminonda. Si ammazza per niente. Si ammazza perché la persona con cui stai parlando ha un ciuffo che ti innervosisce, come succede ad uno dei killer della Commasina. Oppure perché tutti si sono convinti che quello là ha la faccia da spia. E poi succede il fatto del ristorante Le Streghe. Le Streghe è un ristorante di via Moncucco, che allora veniva chiamato La Fogna, non perché ci si mangiasse male, ma perché dietro ci scorreva un canale di scolo. Le Streghe è di proprietà di Antonio Prudente, un indipendente legato al clan di Turatello. E la mattina del 3 novembre 1979, suo fratello Michele va al ristorante a vedere perché Antonio non si è ancora presentato ad un appuntamento. Fuori dal ristorante c'è la Golf di Antonio, ma il portone è chiuso. Così Michele passa dal retro e poi corre subito fuori a chiamare aiuto, perché la scena che ha visto è degna di un romanzo noir di James Ellroy. In cucina, dove si apre la porta sul retro, c'è Maria, la donna di Antonio Prudente. È stesa a terra ed è morta. Le hanno sparato un colpo alla nuca. Nel salone è un macello. Antonio Prudente è steso a terra a braccia aperte, vicino al pianoforte. Il suo amico Luigi è a tavola, con la faccia riversa in un piatto di tagliatelle. E accanto c'è Giuseppina, la sua donna, morta anche lei. All'ingresso ce ne sono altri tre, Riccardo, Hector e William, tutti stranieri. E nel bar c'è anche Teresa, la cuoca. Sono stati quelli di una banda emergente che non c'entra niente con la guerra tra Epaminonda e Turatello, ma che partecipa della violenza di quei giorni. Sono entrati per uccidere Antonio Prudente e hanno ammazzato anche tutti quegli altri, finendoli con un colpo alla nuca. 8 morti. È la strage di malavita più grossa mai avvenuta in Italia, neanche in Sicilia, neanche a Palermo. Francis Turatello viene arrestato nell'aprile del 1977, ma dal carcere continua a comandare lo stesso. Il 17 maggio del 1981 è nel carcere di Bade Carros, in Sardegna. È lì che arriva un messaggio della squadra di killer delle carceri, capeggiata da Pasquale Barra, detto Animale, uno dei luogotenenti di Raffaele Cutolo. Il Sommo ha deciso che lo zio del Nord si sposi al più presto con Maranca. Il Sommo è Raffaele Cutolo, lo zio del Nord è Francis Turatello e Maranca è un camorrista ucciso. Il messaggio è chiaro, Francis Turatello deve essere spedito nell'aldilà. Dopo averlo ucciso, Pasquale Barra gli addenterà addirittura le viscere. Io non l'ho mai capito se fu uno sgarro in carcere, se fu un conto da regolare della malavita milanese. Il modo con cui fu ucciso fu di una brutalità autentica, perché Pasquale Barra, se non erro, detto o animale, dopo averlo squartato gli mangiò le budella. E questo è un atto di sfregio che non si fa nel codice, non è previsto nel codice della malavita, se non per uno sgarro di forte spessore. Quale fosse non l'ho mai capito. Epaminonda invece viene arrestato il 29 settembre 1984. Sta nascosto in un palazzo in zona Fiera, al quinto piano. È chiuso in un appartamento con 8 kg di cocaina e una pistola col colpo in canna, ma non fa neanche in tempo a prenderla, che i poliziotti gli puntano i mitra in faccia. Angelo Epaminonda, detto il Tebano, parla. Collabora con la giustizia e davanti al sostituto procuratore Francesco Di Maggio riempie centinaia di pagine di verbali.
facendo luce su almeno 60 omicidi. Il processo che si tiene nel febbraio del 1988 condanna 93 persone e distribuisce 50 ergastoli e 1315 anni di carcere. E anche Angelo Epaminonda esce di scena. Epaminonda Angelo, appena espianta, si è sottoposta alla libertà vigilata per anni 3. Perché sto parlando in nome del popolo italiano, perché si è al passo di tutte le calunnie che ha fatto il signore Epaminonda. Questo vi dico io, calunniatori! Con l'uscita di scena di Angelo Epaminonda si conclude la stagione dei gangster metropolitani, dei Turatello e dei Vallanzasca, dei gangster che vivono nella metà oscura della Milano da bere, come l'ha chiamata una fortunata pubblicità. La Milano che ha fretta, fretta di produrre, di lavorare, di fare carriera, di divertirsi. La Milano degli anni Ottanta, dei socialisti, di Bettino Craxi e del sindaco Pillitteri. Luciano Liggio e i siciliani di Cosa Nostra, i gangster metropolitani come Vallanzasca, Epaminonda e Turatello. Non ci sono soltanto loro nella metà oscura della Milano di allora. Ci sono anche altri personaggi, personaggi sconosciuti, tanto che li hanno chiamati i fantasmi. Sono i calabresi dell'Andrangheta. I calabresi dell'Andrangheta arrivano a Milano negli anni del boom economico, come tanta gente del sud che cerca soltanto un posto in cui vivere e lavorare onestamente. Loro, come i siciliani di Cosa Nostra, no. Ma a differenza degli altri, i calabresi dell'Andrangheta non si fanno notare, vivono tra di loro, riproducendo i clan familiari di Platì e di San Luca. Piano piano, in sordina, sostituiscono le altre organizzazioni quando vengono eliminate. Quando viene arrestato Liggio, ereditano da Cosa Nostra gran parte del ramo dei sequestri. Quando i siciliani hanno cominciato quei sequestri di persona, dirà Saverio Morabito, uno dei boss dell'Andrangheta, è stato come assistere allo sbarco sulla Luna, una novità assoluta. Gli siamo andati dietro in tanti, come una moda. Sequestri, tanti. Come quello di Cristina Mazzotti, Emanuele Riboli, Andrea Cortellezzi, tutti uccisi. O come Cesare Casella, che rimarrà nelle mani dei rapitori per 2 anni e 12 giorni, prima di essere liberato. Dopo lo smantellamento delle organizzazioni di Turatello e di Epaminonda, i calabresi dell'Andrangheta si prendono anche il traffico di droga, che acquistano dai turchi che arrivano in Italia con i camion e che spesso spariscono assieme a tutto il carico. Nelle zone del Giambellino, di Lorenteggio, di Quartoggiaro, ci sono strade in cui si spaccia all'aperto, senza problemi, alla luce del sole, come in via Odazio, nei giardinetti tra i palazzoni, dove gli spacciatori controllano il territorio e le sentinelle avvisano quando arriva la polizia. Sono fantasmi i calabresi dell'Andrangheta. Nessuno li vede, nessuno li conosce. Ma per ammazzare, ammazzano anche loro, come tutti gli altri. Forse anche di più. L'omicidio in quegli anni era diventato un sistema normale di tutela delle organizzazioni criminali. Bastava un semplice contrasto, un diverbio, bastava un sospetto. Era sufficiente essere sospettati di essere un confidente, un infame, come si dice in quell'ambiente, per essere immediatamente eliminati. Nessuno poteva correre il rischio di scontare anni di carcere per non avere agito in via di prevenzione, cioè eliminando possibili fonti di conoscenza per gli inquirenti, per gli investigatori. Ci sono guerre continue tra i calabresi delle varie organizzazioni criminali, tra questi e i siciliani di Cosa Nostra e i napoletani della Camorra, come quella per il controllo dei quartieri della Comasina e di Bruzzano, nord della città. Da una parte il clan di Giuseppe Flacchi, detto Pepe, un ex alleato di Vallanzasca poi messosi in proprio. Dall'altra, prima il clan dei fratelli Pompeo, eredi diretti di Angelo Epaminonda, e poi il clan dei fratelli Batti, camorristi. Milano è una città crocefissa da regolamenti di conto. Ci sono, forse in ogni strada ci può essere una lapide alla memoria di un criminale. Muoiono i soldati dei clan rivali, fatti sparire dentro le auto pressate dagli sfasciacarrozze. Muoiono gli avvocati difensori accusati di non far bene il loro mestiere. E muoiono anche innocenti cittadini, come Pietro Carpita e Luigi Recalcati, 2 cittadini di Bresso, falciati da 2 uomini che sparano da una macchina nel tentativo di colpire alcuni soldati di un clan rivale.
Molti omicidi avvengono da un'altra parte, a Napoli o in Calabria, ma è proprio lì, a Milano, che sono nati. Come l'omicidio di Roberto Cutolo, il figlio di Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra organizzata. Un omicidio nato da uno scambio di favori, un uomo per un uomo, un morto ammazzato per un morto ammazzato. Roberto Cutolo, infatti, viene ucciso a Tradate, in provincia di Varese, il 19 dicembre 1990, in cambio dell'omicidio a Napoli di Salvatore Batti, uno dei capi dei clan nemici dei calabresi dell''Ndrangheta. Ma se la parte più nera della metà oscura di Milano emerge ogni tanto in occasione di arresti e di omicidi, la zona grigia, quella di imprenditori, finanzieri e politici senza scrupoli, resta in gran parte nascosta. Milano e gli inquirenti della procura e delle forze dell'ordine si accorgono che potrebbe esserci qualcosa di strano nella zona grigia soprattutto in tre occasioni. La prima. Seguendo una serie di indagini e di intercettazioni, la polizia arriva ad alcuni mafiosi di un certo calibro, che sembrano intrattenere rapporti con imprenditori e finanzieri. La mafia SRL l'hanno chiamata, la mafia dei colletti bianchi. Il 14 febbraio 1983 scatta un'operazione, il Blitz di San Valentino, che fa scattare le manette attorno ai polsi di 37 persone. L'inchiesta si allarga. Si intreccia con la Pizza Connection, l'inchiesta condotta da Giovanni Falcone tra la Sicilia e gli Stati Uniti. A Milano arriva anche la Commissione parlamentare antimafia a vedere che cosa succede. Ma alla fine i processi nati dal Blitz di San Valentino non porteranno a molto e quasi tutti gli imputati saranno assolti. Il Blitz di San Valentino è la prima volta. La seconda. Seguendo alcune indagini sulle possibili collusioni tra criminalità organizzata e politica nel controllo di casinò come Sanremo e Campione d'Italia, le forze dell'ordine operano una quarantina di arresti. Il Blitz di San Martino l'hanno chiamato, perché avviene appunto l'11 novembre 1983. Ma anche in questo caso, a parte alcune condanne, le collusioni tra politica e criminalità organizzata non emergeranno. La terza però è diversa. La terza è la Duomo Connection. A Milano ci fu un'inchiesta politica chiamata Duomo Connection, in cui per la prima volta alcuni mafiosi sostennero di aver pagato un assessore, di avere dei contatti con il sindaco, di pagare i funzionari comunali. Fece un grosso clamore perché alcune parti di questa inchiesta, soprattutto quelle che riguardavano il traffico di droga, portavano direttamente i siciliani, i vertici della cupola siciliana, dentro Milano. Si cominciò a capire meglio un po' come funzionava il riciclaggio, vennero trovati addirittura dei bar dell''Ndrangheta nella galleria Vittorio Emanuele, che è il cuore della città, quindi questo creò una grossa attenzione e cominciarono una serie di indagini che riguardavano i funzionari comunali. A Cesano Boscone c'è un bar che si chiama Nat & Johnny. È un bar frequentato dalla malavita, da gente legata a Cosa Nostra, e così i carabinieri del capitano Ultimo lo tengono sotto controllo. Un giorno vedono arrivare una persona, un uomo che si chiama Gaetano La Rosa, detto Taninello, un killer di Cosa Nostra che un giorno a Torino, per sfuggire all'arresto, si è messo a sparare su un autobus, uccidendo tre carabinieri. Siamo nel gennaio del 1989. Gli uomini del capitano Ultimo seguono Taninello e arrivano a suo zio, Antonino Zacco, detto il sommelier, perché dirigeva una raffineria di droga ad Alcamo, in Sicilia. Anche Antonino Zacco è un boss di Cosa Nostra. I carabinieri del capitano Ultimo seguono anche lui, lo pedinano, lo filmano, lo ascoltano a distanza, con circospezione, con cautela, senza farsi scoprire. E così, attraverso lui, arrivano ad un altro boss di Cosa Nostra, che si chiama Tony Carollo. Tony Carollo è figlio di Gaetano Carollo, uno dei boss mafiosi della prima ora, stabilitosi a Trezzano sul Naviglio fino dai primi anni 70. Tony Carollo ha un'impresa edile a Lainate, a nord di Milano. Alcune funzionavano come società edili a tutti gli effetti, predisponevano dei cantieri, si lavorava, c'erano degli operai, dei muratori che portavano avanti, erano anche realtà edili regolarmente autorizzate dalla commissione edilizia del comune, quindi erano di perfetta copertura. In pratica alcune invece erano semplicemente collocate sul territorio, ma non avevano ovviamente nessuna attività
immobiliare o edilizia, ma alcune erano decisamente realtà edilizie, quindi non davano nell'occhio, assolutamente. C'è una novità nelle indagini di quegli anni. È entrato in vigore il nuovo codice e si possono utilizzare le microspie. Il capitano Ultimo e i suoi ne imbottiscono i locali dell'immobiliare di Carollo. Usano un furgone blindato con vetri speciali che permettono di guardare fuori senza essere visti e scritte di fantasia sulle fiancate per non dare nell'occhio. Osservano, ascoltano e registrano. Operazione Violino, la chiamano i carabinieri del capitano Ultimo. Oltre ad ascoltare discorsi legati al mondo della droga e al mondo della mafia, si sono anche ascoltati degli spezzoni di discorsi fra i vari elementi che frequentavano questa struttura, in cui si parlava di condizionamenti locali e soprattutto di aiuti da parte di politici locali. Nelle intercettazioni, Tony Carollo dice di aver pagato politici locali, dice di aver versato 200 milioni per una licenza edilizia del Comune di Milano, dice ho chiesto e ottenuto protezione politica. Si apre un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Ilda Boccassini. Scoppia lo scandalo della Duomo Connection, come la chiameranno subito i giornali, ed è uno scandalo politico che chiama in causa il Comune fino ai suoi massimi vertici. Il 29 ottobre 1990 la Commissione parlamentare antimafia torna a Milano per la terza volta ed è lo stesso Comune a varare un comitato cittadino antimafia. Soprattutto Milano e l'Italia si accorgono di quanto sia forte la presenza della criminalità organizzata in Lombardia e anche di quanto possono essere pericolosi eventuali collusioni tra criminalità organizzata e potere politico e imprenditoriale per mettere le mani sugli affari della città. La Milano da bere degli anni Ottanta, all'improvviso, è diventata la Milano da mangiare. Che la zona grigia del riciclaggio, della finanza criminale e degli affari sporchi esistesse a Milano, lo si era già capito. C'erano già stati omicidi legati all'economia. Come quello di Giorgio Ambrosoli, il liquidatore della Banca d'Italia di Michele Sindona, che Sindona fa uccidere da un killer della mafia italoamericana, Joseph Aricò. E lo fa uccidere perché il povero Ambrosoli, da brava persona, da persona per bene, sta facendo il suo dovere e non vuole cedere ai suoi ricatti. C'è già stato anche Roberto Calvi, con il crack del Banco Ambrosiano e strani affari che arrivano a coinvolgere la mafia, la P2 e le banche vaticane. Dopo l'inchiesta sulla Duomo Connection, c'è un'altra inchiesta che ha a che fare con l'economia e che dimostra quanto quella zona grigia si sia allargata, quanto i suoi confini si siano stesi, con usi che sono diventati quotidiani, ambientali addirittura, anche senza il concorso della criminalità organizzata. Siamo arrivati al 1992. Il 17 febbraio 1992, Mario Chiesa, amministratore del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato. Inizia l'inchiesta a mani pulite su Tangentopoli, ma questa è un'altra storia, forse. Milano non è che sia ospitale nei confronti della mafia. È vero che Ambrosoli di fronte a Sindona trova delle difficoltà enormi, ma è vero anche che Ambrosoli è un simbolo della Milano capitale morale, che la stessa Milano ha preso a cuore come propria memoria. Non possiamo dire che le complicità e le zone grigie siano la storia di Milano. Da un certo punto in poi, ecco, diventano storia anche di gruppi dirigenti. Io, se dovessi fare una datazione, direi è dalla metà degli anni Ottanta che gruppi dirigenti nella politica milanese chiudono un occhio e a volte li chiudono tutti e due sulla presenza di queste organizzazioni. Ripeto, il sindaco che diceva a Milano la mafia non esiste ingannava i milanesi e dopo pochi anni ne sarebbero stati arrestati circa 3.000 nel giro di 3 anni, quindi
e parliamo quindi, dunque di uomini di affiliati alle organizzazioni mafiose, cioè di gente con la pistola in mano. Secondo la Commissione parlamentare antimafia e secondo le forze dell'ordine, a Milano e nel resto della Lombardia in quegli anni ci sarebbero 51 famiglie mafiose, divise in tre fasce. Una interna alla città, con particolare concentrazione nelle periferie, un'altra nell'Interland, a Trezzano sul Naviglio, a Cesano Boscone, a Bucinasco, e un'altra nel resto della Lombardia, a Como, a Varese e nella Brianza. La Lombardia diventa la quarta regione d'Italia per concentrazione mafiosa. Nel 91, anche a Milano, nasce una direzione distrettuale antimafia. Arrivano anche i pentiti, che parlano per sfuggire alla galera, parlano per sfuggire alle vendette delle varie guerre che si combattono in quegli anni e parlano anche sulla suggestione di quello che sta succedendo per Mani Pulite, dove la gente parla ed esce di galera. Tra i vari pentiti c'è anche uno dei killer più feroci e spietati dell'Andrangheta, Saverio Morabito, che confessa 14 omicidi e per la sua importanza come collaboratore di giustizia viene chiamato il Buscetta di Milano. Le prime collaborazioni nel settore del crimine organizzato furono dovute essenzialmente alla alta conflittualità interna. Il numero di omicidi perpetrati all'interno delle bande esponeva chiunque di loro, una volta associato al carcere, alle vendette della fazione rivale e quindi si sentivano estremamente vulnerabili una volta arrestati. Per questo alcuni di loro decisero di collaborare perché ritenevano che fosse l'unico modo per avere salva la vita, per non essere associati al carcere, perché per quante precauzioni si potessero prendere all'interno di un carcere, la difficoltà di garantire l'incolumità tra soggetti appartenenti a fazioni diverse, più delle volte la ostilità fra le fazioni non era nota all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e questo rendeva tutto molto difficile. Alle confessioni dei pentiti fanno seguito blitz delle forze dell'ordine con arresti e mandati di cattura che arrivano fino alla cifra incredibile di 3.000. Dopo la Duomo Connection ci sono molte altre inchieste e operazioni che hanno a che fare con la criminalità organizzata, come l'operazione Wall Street o l'operazione Fine, oppure come l'operazione Nord-Sud e l'operazione Fior di Loto, che portano all'arresto di 250 persone e mettono in luce la ferocia e la potenza dei calabresi dell'Andrangheta. Poi, ad un certo punto, basta. Dalla metà degli anni 90 in poi, a Milano come nel resto d'Italia, si smette di parlare di mafia e la mafia smette di colpire con tanta evidenza. La mafia, nel nord come nel sud, come in Sicilia, sembra essere diventata invisibile. A Milano però continuano a succedere cose strane. Per esempio, si scoprono imprenditori che per ripianare i bilanci delle aziende si improvvisano spacciatori di droga. Basta andare in Sud America, comprare un chilo di cocaina a 15 milioni di lire, riuscire a portarlo in Italia e poi rivenderlo a 70 milioni. Un'operazione da fare giusto le volte che servono a mettere a posto il bilancio dell'azienda e poi basta, secondo una mentalità più da imprenditore che da spacciatore. Succede a Milano e non una volta sola. Ma il fantasma che spaventa Milano agli inizi del 2000 è la criminalità comune. Sono i tossicodipendenti che rapinano e uccidono. Sono i 9 omicidi in 9 giorni. È la nona vittima della criminalità che dall'inizio dell'anno imperversa per le vie di Milano. 9 omicidi in soli 9 giorni. Le strade di Milano in questo inizio d'anno davvero assomigliano sempre più a sentieri del Far West. Le strade di Milano sono state particolarmente sorvegliate questa notte dopo gli episodi criminali, gli omicidi e le rapine dei giorni scorsi. Il primo avviene proprio il 1 gennaio 1999 in Piazzale d'Ateo, in pieno centro, a Milano. Sparano da un'auto scura. 3 persone si trovano sulla traiettoria dei colpi e rimangono uccise. L'ultimo di questa serie, il nono in 9 giorni, è quello del 9 gennaio 1999, quando viene ucciso Ottavio Capalbo, un tabaccaio di Via Derna che aveva cercato di reagire ad una rapina afferrando uno sgabello. Sono delitti che sconvolgono l'opinione pubblica e provocano reazioni durissime. Non ne possiamo più, qui non si può più andare in giro, la sera non si esce più. Il rischio in questo momento a Milano è che se non ci sono interventi di questa natura ci possano essere episodi gravi anche di violenza, di reazione per i cittadini che sono esasperati. Nel mirino di alcune forze politiche ci sono gli extracomunitari, gli albanesi, gli slavi, ma almeno nel caso di Via Derna non è così. Ad uccidere il signor Capalbo, il tabaccaio, sono stati 2 pregiudicati milanesi che fanno parte di una banda del quartiere.
Lo si scoprirà 7 mesi dopo, in occasione di un altro omicidio. C'è un membro della banda, un olandese esperto di informatica, che ha il nome curioso di David Moneypenny. Moneypenny è il nome della segretaria di James Bond. David Moneypenny perde un carico di 5,5 kg di hashish durante un trasporto. Per rifarsi dei soldi perduti, due amici dell'olandese organizzano una rapina a un gioielliere che sta in via Padova, a poche decine di metri da via Derna, dove si trova la tabaccheria del signor Capalbo. Due uomini sui 30 anni entrano nella gioielleria, la rapinano e cercano di scappare. Ma la doppia porta si inceppa, loro perdono la testa, sparano e uccidono il gioielliere, il signor Ezio Bartocci. Ma non stava affatto cercando di reagire il signor Bartocci. Stava solo cercando di aiutarli a sbloccare la doppia porta perché se ne andassero via subito, senza far male a nessuno. Li prendono subito. Un agente fuori servizio che passa di lì dà un calcio al loro motorino mentre stanno scappando e li manda a sbattere contro un muro. Confessano sia l'omicidio del signor Bartocci, il gioielliere, che quello del signor Capalbo, il tabaccaio, commesso 7 mesi prima. Prendono tutte e due l'ergastolo. Sembra di essere tornati all'inizio della nostra storia. Rapine che finiscono male, bande di quartiere, gente di malavita che perde la testa e uccide. E intanto, forse, sotto, una criminalità organizzata che se ne sta nascosta, ma che compie affari più complessi e sicuramente non meno pericolosi. Mafia italiana, ma anche una criminalità organizzata straniera, che anche lei, come la mafia una volta, vuole aprire un'agenzia in città, vuole avere una vetrina a Milano. La realtà milanese di oggi, sotto il profilo della presenza delle organizzazioni criminali, direi che è una delle più difficili da interpretare, nel senso che la grossa novità che tutti sanno è l'afflusso di criminalità straniere. Ormai oggi si ruota in una serie di alleanze fra gruppi criminali di etnia diverse, di origini diverse, con gruppi misti, di italiani, con albanesi, con gruppi slavi, con gruppi provenienti dal Nord Africa. E dire quale sia oggi la situazione è ardua, anche perché si è persa in parte il contributo conoscitivo che veniva fornito dai collaboratori di giustizia, si è persa in parte anche un po' il controllo del territorio. Non si ha più il polso della situazione, ma se vogliamo, una volta si intuiva o si capiva quali erano i gruppi, il problema era trovare le prove per contrastarli. Oggi devo dire che spesso si naviga un po' a vista. Oggi a Milano, a parte qualche giorno, la nebbia praticamente non c'è più. Non è più la Milano del boom economico della fine degli anni 60, non è più neanche la Milano degli anni 80, la Milano da bere dei socialisti. Oggi è la Milano del 2000, della Lega, di Forza Italia e del sindaco Albertini. Ma è sempre una città che corre, che ha fretta e che anticipa tutto, nel bene e nel male. Della sua metà chiara, delle cose belle che questa città ha fatto e che ci succedono, non c'è bisogno di parlarne. Appartengono alla sua storia, alla storia di Milano, ed è una storia che tutti conoscono. Della parte più nera della sua metà oscura, ogni tanto ci se ne accorge, e anche questa è una storia che un po', almeno un po', cominciamo a conoscere. Quella della zona grigia, del riciclaggio, della finanza criminale, dei possibili rapporti tra criminalità organizzata e potere politico, quella invece, forse, è una storia ancora tutta da raccontare.